amici di Brand TV, siamo con l'assessore allo sport Massimo Borrelli. Oggi la vediamo in un assetto da corsa. Assolutamente sì, una grandissima bella giornata per stare insieme, una giornata di sport, una giornata per stare insieme con le famiglie, una giornata in cui sembra che voglia iniziare l'estate, la primavera, e quindi davvero siamo tutti molto contenti. Una grande partecipazione di pubblico che hanno colto a pieno l'iniziativa, un'iniziativa molto importante che mette insieme solidarietà e sport, che dà la possibilità alle società sportive e non solo alle associazioni di volontariato di recuperare qualche soldino, che è sempre molto utile per le loro attività di associazionismo, ma anche dà la possibilità ai biglietti che vengono venduti direttamente al comune di poter mettere a disposizione delle borse spese per i più bisognosi. Quindi davvero una grande bella giornata in cui la città ha risposto davvero alla grande. Mi dicevi che siete molto contenti perché avete venduto più di quasi 4.000 biglietti o anche di più? No, assolutamente di più. Il record dell'anno scorso era 6.500, quest'anno siamo, non voglio dire una cifra precisa perché non ce l'ho, ma comunque siamo intorno ai 7.500-8.000, quindi davvero una grande partecipazione dell'intera cittadinanza. Cari amici di Brand TV, siamo con il presidente della WISP. Volevamo chiederti due informazioni su questa 28ª edizione della Superstar Bra. Sì. Numeri. Allora, i numeri sono, come ha detto Bruna, sibilla e da record. Abbiamo stampato 10.000 biglietti. Siamo arrivati a venderne 7.500 più o meno, questo fino a ieri, perché poi oggi ne abbiamo venduti non so quanti, quindi bisognerà poi vedere alla fine e fare i conteggi, quindi in settimana sicuramente sapremo i dati. La partenza è strabiliante, lo scorso anno sono partiti in 2002, corsa non competitiva compresa, quest'anno siamo partiti almeno in 3.500, il conteggio è perché avevamo 3.500 pettorali e quindi le abbiamo fatte andare tutto, qualcuno non l'abbiamo dato il pettorale perché non c'era più e non ci aspettavamo una cosa del genere. Forse il rinvio ha creato suspense e voglia di partire, quest'anno hanno veramente aderito in tantissimi, siamo molto soddisfatti. Ci puoi spiegare le due partenze e i tre passeggiate diverse? Sì, allora, la prima partenza è una corsa non competitiva, cioè fatta per coloro che hanno voglia di mettersi un pochettino a confronto con se stessi più che con gli altri, perché poi in realtà i premi sono della frutta, dei prodotti latticini che ci hanno offerto la centrale del latte. Loro corrono, quindi tra mezz'ora, 40 minuti in realtà, tra i 40 e 50 minuti arriveranno questi 400, 500, forse 1.000 che sono partiti per questa corsa non competitiva alle 10:15. Alle 10:30 è partita la passeggiata, quella classica, il percorso è sempre lo stesso, ed è partita anche una nostra nuova attività della WISP, che è il gruppo di cammino. Quindi è una camminata a diverse andature dove gli istruttori che hanno seguito dei corsi fanno camminare secondo una postura corretta, e poi un'attività che noi riproponiamo durante la settimana completamente gratuita a tutti quelli che vogliono venire, ed è, se posso dirlo, il lunedì e il giovedì alle 19:30 davanti alla palestra di Santa Crosassa, un'ora di cammino in questo modo qua, e poi il mercoledì alle 12:30 per chi non può la sera. Cari amici di Brand TV, siamo con Pistacchio e Piedone. Pistacchio, ci puoi spiegare questo naso rosso oggi? Allora, oggi noi siamo qui e rappresentiamo l'associazione di volontariato L'Arcobaleno VIP Alba Bra. È un'associazione di nasi rossi, come potete vedere, che presta volontariato negli ospedali di Alba e Bra, e il venerdì sera anche in pediatria. Cerchiamo di portare, insomma, un sorriso, un po' di compagnia alle persone che magari in quel momento ne hanno bisogno. Siamo una onlus, siamo un gruppo di 50 persone e ci alterniamo facendo il più possibile. Posso chiederti buone informazioni se qualcuno vedendo questo video volesse partecipare, unirsi al vostro gruppo? Certo, assolutamente, ci sono dei corsi di formazione, ce ne sarà uno penso quest'anno che sarà pubblicizzato, e comunque ci saranno i volantini con la mail, un indirizzo al quale si può scrivere. E c'è un corso che dura venerdì sera, sabato e domenica, dopodiché diventa naso rosso dopo un tirocinio di, non mi ricordo, 100 ore tra allenamenti, ospedali, e si diventa dottore in clown terapia. Ok. Piedone. Ricorderei le particolari abilità che bisogna avere per essere nasi rossi. Saper fare niente. Se sei capace a far niente, puoi diventare un naso rosso.
noi di siamo avere voglia di avere del tempo liberato, non libero, liberato per dare una mano a chi ne ha bisogno. Mettersi in gioco senza pensare di fare delle prestazioni, di avere delle prestazioni particolari. L'importante è riuscire a far ridere e ridere. Perfetto. Piedone, ti posso anche chiedere come mai questo cappello I Love Pedibus? Sì, perché in realtà io oggi ho anche un'altra veste, cioè quella di rappresentare tutti quei bambini, tutti quei volontari della città di Bra che tutti i giorni vanno a scuola a piedi. Aderiscono a questo progetto Pedibus, che è un progetto che ormai è 8 anni che è attivo nella città e coinvolge 700-800 bambini tutti i giorni con i relativi responsabili, e siamo arrivati a una novantina di responsabili in questo momento. E quindi oggi la Strabra si cammina, non potevamo che venire a manifestare la nostra attitudine quotidiana, che è quella di camminare per andare a scuola.